Ieri è cominciato il campionato di Serie A. E con tuo pronostico, chi vincerà? La Juve. Troppo favorita ancora? Sì, troppo favorita, anche se hanno venduto Pogba, mi sembra che comunque la squadra si sia rinforzata, hanno preso un attaccante forte da 36 gol all'anno. Speriamo che Higuaín quindi replichi la stagione che ha fatto al Napoli. Non è scontata la Juve assolutamente, perché ho visto anche il Milan che si è comportato bene, ha giocato bene ieri e pronostici, è ancora troppo presto per farli. Fino all'ultimo non si può mai sapere. Vediamo, speriamo per i tifosi della Juve che vada. Insomma, dai, bisogna essere un po' sportivi alcune volte. Speriamo che vada bene comunque per loro. Insomma, dai. Di sicuro la Juventus, forse la Roma potrebbe auspicare per insidiare la Juventus, però vedo la Juventus favorita. Spererei nel Milan, ovviamente, però penso che il Milan punterà all'Europa League e difficilmente ci riuscirà, però l'esordio è stato buono, quindi speriamo bene, insomma. Ecco, per quanto riguarda invece l'unica squadra veneta, quindi il Chievo, ieri una partenza a razzo, è una squadra che può far bene. Non so, negli ultimi anni, cioè, non si è mai avvicinata all'Europa, ma ha fatto un campionato di mezza via, quindi direi che anche quest'anno punterà a stare entro le prime 10 posizioni. Secondo me ci può riuscire, sì, anche perché si è rinforzata bene, ho visto, quindi. L'importante per una squadra del genere, secondo me, è salvarsi, portare a casa questa salvezza che per i tifosi è fondamentale. Dopo quello che verrà in più è sicuramente ben accetto per noi veneti, comunque è bello comunque vedere una squadra veneta lì in Serie A, molto molto bello. Ho visto una Juve sabato sera brillante come gioco, però anche le altre, Napoli secondo me è partito un po' col freno a mano tirato e anche l'Inter secondo me, però sono un bel campionato, molto più bello di quello dell'anno scorso. Speriamo, io sono juventino quindi speriamo che ci sia un altro scudetto a Torino, insomma, speriamo bene.